Buon martedì amici della Non Solo Libri, come mi capita ogni tanto di fare per fare una sorta di recap, mettiamola così, ok, dei titoli che stanno fuori in qualche modo andando di più, no? Non parliamo solo di One Piece, ci mancherebbe altro, ma di quello che vi è interessato, eccetera, eccetera, è arrivato. Ed è arrivato quel momento dell'anno, secondo me. Poi qualche consiglio un attimino più stimolante, dove mi soffermerò di più, ci sarà sicuramente. Ma voglio partire, quindi, come sempre vi ricordo, tutte le varie, come giusto che sia, insomma, devo portare l'acqua al mio mulino. Ricordatevi naturalmente, ad esempio, non lo so se ancora non l'aveste fatto, boom, di iscrivervi a questo canale e di mettere un bel mi piace a questo video a tutti quelli che recupererete e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, cosa che in realtà potete fare anche, voilà, qui sotto, elencato nella descrizione del video, trovate tutti i link a tutti i nostri social, a quelli della Vale, di Aruka 696, eccetera, eccetera, e a quelli che io e Vale abbiamo assieme, naturalmente, come ad esempio Bomba Chiacchiera Fumetti, dove ci trovate solitamente il giovedì a partire dalle 21, sia su Twitch che su TikTok, ok? Quindi, dove siete più comodi, ci trovate in live a partire dalle ore 21. Bom, credo di aver detto tutto, ricordatevi naturalmente, se siete della zona alla zona, di venirci a trovare, anche solo per scambiare due chiacchiere e per chiedere magari qualche consiglio, che sia naturalmente legato al mondo fumettistico, ma anche a quello gadgettistico o del cibo, ci mancherebbe altro. Ho proprio voglia di farvi fare un giro in fumetteria per così soffermarci su alcune cose che stanno effettivamente andando bene o che forse dovreste prendere in considerazione. Sigla! E passeggiando mi soffermo, perché è il primo, diciamo, è il primo bancone, mettiamola così, che in qualche modo io ho, vedete c'è la porta di qua, ok, scusatemi, sono con la DJI Osmo Pocket 3, che è sempre una fidata compagna per i video, diciamo, dell'ultimo minuto, non che questo lo sia, ma volevo riprovarla dopo alcuni aggiornamenti. Sta andando bene, cosa sta andando bene? Star Comics, One Piece, è inutile che ve lo dica, ci mancherebbe altro, perché farlo vedere, secondo me è inutile. Sta andando molto bene, se non l'aveste presa in considerazione, voilà, la ristampa, ad esempio, degli straordinari Cavalieri dello Zodiaco, la Saint Seiya Final Edition, che ha i suoi pro e i suoi contro, a prescindere dal, c'era già stata un'edizione precedente, sempre di Star Comics, che detiene i diritti in Italia per appunto la pubblicazione, legata a, erano le classiche Ultimate Edition di Star Comics, senza sovracoperta, ma con le alette, molto interessante, che in qualche modo andava a ristampare esattamente quello che aveva già fatto e aveva già stampato anni prima. In questo caso, beh, diciamo che è un po', tra virgolette, una sorta di rivalutazione, scusatemi, dell'edizione originale, con appunto qualche tavola rivisitata e corretta, dialoghi, eccetera, eccetera. Insomma, sta, se non erro, non devi evitare, uscendo anche in contemporanea con il Giappone, ed è per quello che magari ci sono dei tempi dilatati, non solo per alcune problematiche che ancora in Italia abbiamo per quel che concerne naturalmente materiali e via dicendo, insomma. L'altro titolo che sta andando molto bene, anche se io personalmente sono un po' fuori dal discorso, perché questo tipo di violenza psicologica e anche fisica, beh, in questo modo mi dà un po' fastidio, ma è giusto capirne la valenza e la validità, eccetera, è XX, Crucis X, eccolo qua, scusatemi gli sbarlush, ma sono sotto esattamente ai miei faretti, insomma. Siamo già al numero 2, lo state prendendo veramente in tanti e mi fa piacere, anche perché il concetto del Mentre dei Cavalieri dello Zodiaco, non vi ho raccontato nulla, di XX, Crucis X, che cosa vi devo dire? Vi devo dire di questo ragazzo che viene bullizzato, insomma, che si ritrova a un certo punto, ahimè, senza la famiglia, ma per un motivo abbastanza devastante, che non vi dico, onde evitare, è una parte di, diciamo, di spoiler. Lui è soprattutto preso di mira da un gruppo di ragazzotti della sua scuola e a un certo punto gli rimane solo il nonno, che ha un passato un po' oscuro e che lo aiuta in qualche modo a allenarsi, a capire, a comprendere, a crescere, a come fare per sopravvivere, barra, secondo me, anche vendicarsi. Vi ho già detto tutto, anzi vi ho già detto troppo, insomma.
la parte psicologica e la parte diciamo di violenza che alle volte è fine a se stessa, è diciamo che questa storia ne è pregna. Quindi valutate bene, è effettivamente per un pubblico adulto e maturo. Ma dal canto suo, qual è la particolarità o la qualità, tra virgolette, positiva? Il fatto che venga analizzato, come in tante altre opere in realtà giapponesi, questo tipo di interazione con il bullismo che porta a un'esagerazione, ecco, e diviene una sorta di quasi survivor, mettiamola così. Quindi sicuramente piace anche per questo, sta vendendo molto bene. Un altro che in qualche modo sta vendendo veramente bene, eccolo qua, voilà, è Ranking of Kings. Siamo al numero 6. Questo piccolo ragazzino che deve diventare il re, perché è il principe appunto del paese in cui vive, e che farà comunella, mettiamola così, con una sorta di piccolo demone che lo aiuterà non solo a crescere, perché lui ha un problema, è sordomuto. Ed è bellissimo veramente, non solo i disegni che sono estremamente cartoonist, e ci sono alcune scene, alcune cose adesso che ci siamo proprio addentrati nel pieno della storia, che credetemi, insomma, che un po' alla Made in Abyss, mettiamola così. Io faccio sempre questo confronto tra un disegno kawaii, un disegno molto molto carino, e una storia devastante. Beh, incomincerà a introdurre degli elementi molto molto adulti, molto interessanti. Guardate Ranking of Kings di Sousuke Toka, credo che sia uno dei titoli che più di ogni altro mi ha colpito e ha colpito tanti di voi. Quindi se eravate titubanti o siete ancora titubanti, io comunque il numero uno lo prenderei, anche solo per comprendere la valenza e la possibilità che vi darà questa storia di leggere qualcosa di realmente differente. Mi fermerei tantissimo su Starving, vi faccio vedere altri interessanti al volo. Marriage Toxin, di cui è disponibile ancora qualche pochissimi cofanetti con dentro il regalo card, il regalo, la penna a forma di siringa, eccetera eccetera. C'è anche naturalmente nell'edizione normale, perché è divertente, perché è un titolo di quelli che in qualche modo serve per passare un po' il tempo, ma per leggere comunque qualcosa di interessante. Ricorda tantissimi miti, quali Tutto Rhythm and Reborn, piuttosto che, non lo so io, Mission Yozakura Family, Sakamoto Days. Ci sono degli scontri, è una sorta di action, dove però diciamo che il fa da contorno la parte action a quella che è la storia principale di questo assassino avvelenatore che lavora per una famiglia storica di assassini avvelenatori, insomma, che vuole cercare moglie per vari motivi. Non vi dico altro. Se avete voglia di un titolo veramente di quelli di rottura, che vi deve solo ed esclusivamente saper intrattenere, secondo me è uno di quelli assolutamente da fare. Ultimo di questi titoli nuovi che vi voglio presentare è naturalmente Ginka e Gluna di Shinpei Watanabe, una bellissima favola, una storia, anche qui secondo me per un pubblico in questo caso molto ampio, ok? Di questa ragazzina che è rimasta da sola in questa zona del mondo in cui vive, piena di ghiaccio, mettiamola così, eccetera, che incontra questo pupazzo di neve e scoprirà che in realtà non è solo un pupazzo di neve, e da lì partiranno per una straordinaria, meravigliosa avventura in un mondo dove la magia la fa ancora da padrona. Quindi per tutti quelli che hanno amato Harry Potter, i vari Mashle, ragazzi miei, eccolo qua, voilà, piuttosto che A Couple of Cuckoos, che sta andando veramente bene, siamo al numero 8, non ne state facendo incetta, insomma, un altro titolo meraviglioso, scusatemi, sono in giro, quindi appoggio e cerco sempre di questa è la variant, tra l'altro, e questa è la normal, abbiamo ancora un paio di variant nel caso vi interessa, eccetera eccetera, di Kaiju Pearl Caramelize, un altro titolo in qualche modo simile naturalmente agli ultimi due, quindi di grande compagnia di intrattenimento, ok? Dove questa ragazza ha una particolare patologia, dove diciamo che sotto stress parti del suo corpo si possono trasformare in, diciamo, porzioni di kaiju, mettiamola così, di mostro, di Godzilla.
E il problema reale è che il ragazzo più bello della scuola a un certo punto si avvicinerà a lei e lei, a cui non è mai interessato nulla, ma anche per la problematica che naturalmente deve vivere ogni giorno, beh, c'è il rischio che lei possa diventare un kaiju gigantesco, insomma. È molto molto interessante, divertente, ironico, demenziale, dissacrante, i titoli che insomma ci fanno tanta tanta compagnia. Tanti altri titoli, Kaiju Kid, Kaito Kid nella nuova ristampa, che è interessantissimo. Mentre ad esempio la straordinaria, vi faccio vedere, Dokusho, scusatemi, ok, questo è, non trovo il titolo, Kamiyama-san, cosa c'è nel sacchetto, piuttosto che Inspectre, piuttosto che Classroom of Elite, che vi sta piacendo veramente, veramente, veramente tanto, sono che cosa? Delle light novel in formato compatto, di titoli meravigliosi, perché poi ci sono anche Mi sono reincarnato in uno slime, che è vita da slime, per quanto riguarda naturalmente il fumetto. Lascerei da parte un attimino Star Comics e andrei, ogni tanto mi arrivano dei messaggi, andrei a vedere, boh, Panini, ragazzi miei, scusatemi, alzo un attimino il bastoncino, eccetera, eccetera. Beh, sicuramente ve l'ho già fatto vedere nel video di martedì scorso, forse, o 2 martedì fa. Insomma, l'Illustration Book The First Slam Dunk Resource, che è una sorta di kit, no, scherzo, di raccolta appunto di tutti gli elementi che hanno portato naturalmente alla realizzazione dell'ultimo film legato a Slam Dunk, che è un capolavoro. Un titolo che sta andando veramente tantissimo è naturalmente Spy X Family, che nel mio caso lo leggo, in realtà leggo tutto, ma questo diciamo è uno di quelli che colleziono, ha sempre avuto delle parabole discendenti, perché all'inizio molto interessante, ma non capivo dove volesse andare a parare. Si è soffermato tanto naturalmente su Anya, la ragazzina, la bambina con un potere, quello di leggere la mente, che è molto interessante perché lei è molto pucciosa, eccetera, eccetera, però poi dopo, secondo me, si stava quasi andando ad abbandonare, si stavano andando ad abbandonare altri elementi molto interessanti, naturalmente la famiglia Forge, ok? E secondo me negli ultimi 2 numeri si sta riprendendo quella via che porta, oltre alla parte demenziale, simpatica, ironica, come dico sempre, anche la parte un attimino più matura di questo titolo, che onestamente adesso ha ripreso, per me naturalmente, ad avere un senso. Blue Lock, cosa vogliamo dire? Questa è la variant di Crunchy, cioè in collaborazione con Crunchyroll, costa 7,50 euro, è il numero 1. Se vi piace il calcio lo state già facendo, se magari vi eravate persi o avevate paura di avvicinarvi a un titolo del genere, io vi dico che nell'ultimo numero che è uscito, che è il 24, eccolo qua, beh, si incominciano a intravedere altri elementi che già dall'inizio Blue Lock è stato capace di intrattenerci tantissimo, anche a me che non piace il calcio, ok? Ma perché parla di calcio, ma neanche tanto. Insomma, ma ha qualcosa di più, ha qualcosa che fa analizzare altri tipi di strategie, un po' come Giant Killing, scusatemi, vi faccio vedere un numero, il 40 a caso. Giant Killing è un fumetto che parla di calcio, ma in realtà parla soprattutto di tutta la parte dell'analisi della squadra, della sponsorizzazione, dell'allenamento, eccetera, eccetera. E quindi, vabbè, a parte quando magari entra proprio nel video vivo della partita, che a me non interessa, lo trovo estremamente interessante perché mi fa vivere altri tipi di, o mi fa analizzare altri tipi di cose. Stessa identica cosa, ragazzi miei, beh, One Punch Man, vogliamo parlarne, vende tantissimo, piuttosto che tutte le ristampe che Panini sta facendo legato al mitico Naoki, maestro Naoki Urasawa, no? Da Billy Bat. Che è la prima volta che Panini naturalmente stampa, ok, ha tanto altro, quale, che ne so io, Yawara, piuttosto che eccetera eccetera, insomma, sta facendo anche tante ristampe legate naturalmente alle autrici o agli autori Hoba e Obata, quindi, che ne so, conosciamo per Death Note, ma anche per poi dopo, se non tutti e due, alcuni di essi, appunto Hikaru no Go e altri titoli, eccetera eccetera. Un altro titolo che io vi voglio riportare alla memoria, che sta comunque andando bene, è il mitico Akane Banashi, che parla del Rakugo. Il Rakugo è una sorta di tipologia di teatro singolo, dove c'è un attore che è seduto su una sorta di piccolo patio,
che racconta delle storie, fa vivere proprio delle storie che dovevano essere sempre ironiche o divertenti, eccetera, eccetera, ed è veramente interessante, molto, 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 molto bello. Perché è uno spaccato di qualcosa di giapponese che noi, comunque sia, fino a che non è uscito Akane Banashi o voi non siate degli straordinari, amanti, tra virgolette, di tutto ciò che riguarda il Giappone, a prescindere, beh, non conoscevamo, e quindi è un buon modo per conoscere qualcosa di estremamente orientale, di estremamente giapponese, di caratteristico, per comprendere e conoscere ancora di più un pezzo di questo incredibile paese. Un altro titolo che non è una serializzazione, ma eccolo qua, scusatemi, voilà, è stata una scoperta, no? Una sorta di sceneggiatura che non ha mai avuto modo di diventare film, ma che è diventato uno splendido, naturalmente, diciamo, una favola, perché non è propriamente un fumetto. Ci sono vi faccio vedere, delle straordinarie illustrazioni, e poi è scritto come se fosse appunto una favola per bambini. Si chiama Il viaggio di Shuna ed è lo straordinario maestro premio Oscar, ancora una volta, Hayao Miyazaki. Insomma, come un altro titolo meraviglioso di Eiken Bao, eccetera, vi sto facendo vedere un po' a caso, ok? È naturalmente La taverna di mezzanotte dello straordinario Yaro Abe. Un altro spaccato meraviglioso che riguarda naturalmente la conoscenza sotto certi aspetti di una parte ancora più viscerale, recondita, profonda e popolare del Giappone, i locali notturni, dove tanti tipi di persone si incontrano, a prescindere dal loro ceto sociale e quant'altro, e parlano, dialogano tra di loro, si raccontano i loro sogni, le loro sfortune e via dicendo. J-pop, Bao, naturalmente, diciamo, questi erano di Bao, di J-pop, Dragon Maid, di J-pop, ad esempio, Yora, eccolo qua, che è il prequel di Nier Automata, Assalto a Pearl Harbor, che vi sta piacendo veramente, ci sta piacendo veramente tanto, per non parlare di Tokyo Revengers, che ha venduto veramente bene, è finito, ma secondo me è ancora un titolo straordinario da valutare nella maniera più assoluta. Li sto guardando: Rent a Girlfriend, Toradora, Call of the Night, High School Ace Guy and Cool Girl, Insomniac After School, My Charms Are Wasted. Cioè, veramente, J-pop ha tirato fuori delle cose meravigliose. Sono tante, sono troppe. Ad esempio, mi viene da consigliarvi, vi sposto. Vi sposto è bello. Mi piace. Mi viene da consigliarvi, ad esempio, voilà, eccolo qua, Dove nasce l'orrore. Un bellissimo volume che in qualche modo, rispetto a tutte le altre raccolte straordinarie di storie dell'horror, del maestro dell'horror moderno che è Junji Ito, ci racconta, sono i segreti, le aspirazioni, ciò che ispira questi geni, naturalmente, del fumetto internazionale. Tante altre cose, ad esempio Toshokan, un volume che anche questo vi ho sicuramente in qualche modo consigliato in qualche video, è Due strani mondi. Sono due storie in realtà, cioè The Magic Flute e Jump Jump, che raccontano a loro modo una sorta di visione, posso dirvi, cyberpunk sotto certi aspetti, ma non solo, fantascientifica, ma molto psicologica, ok? Piuttosto che, se volete addentrarvi in qualcosa di estremamente, anche qui, giapponese, ma per ricordare e per andare ad analizzare forse uno degli autori più incredibili che ci ha lasciato qualche anno fa, che è il grandissimo Jiro Taniguchi, vi consiglio di Kokonino Press, eccolo qui, Ai tempi di Bo-chan, siamo al numero 4. Kokonino ha delle edizioni straordinarie che io vi consiglio nella maniera più assoluta. Che vi consiglio di fare, vi faccio vedere, ce ne sono rimaste ancora pochissime copie, era stramega ricercato, è Voilà Gannibal, questo è l'ultimo numero, il 13, in questo cofanetto molto bello, che è una sorta di collector's edition box, appunto, solo per l'ultimo numero. È stato uno di quei thriller che ci ha tenuto veramente incollati per 13 volumi. Si può recuperare anche a cofanetti, dovrebbero essere in tutto 3, 1, 2, 3, 4, 5, no, forse 4, adesso non mi ricordo. Un'altra straordinaria e interessantissima opera che potreste recuperare di J-pop è Voilà Ping Pong. Prima era stampato da 001 Edizioni, la linea Ikari, e invece adesso appunto è di J-pop, il grandissimo Taiyo Matsumoto. Non esiste solo giapponese, vi potrei far vedere di tutto, ragazzi miei, Berserk, che ne so io, Attacco dei Giganti, Alita, mamma mia, tantissime altre cose, gli straordinari volumi
dei più incredibili artisti della risata, per modo di dire, come sono le Ortolani, Sio e tanti altri, insieme in appunto Scott X Magazine, il grandissimo Zero Calcare, eccetera eccetera, ma voglio soffermarmi su qualche volume americano. In realtà ve ne ho scelti due. Allora, io ho già fatto una puntata su Io sono, noi siamo, oppure i libri di, il grande libro di della DC, quindi Marvel da una parte, DC dall'altra, con questi straordinari volumi che in qualche modo servono per avere in collezione quel personaggio, quel supergruppo, avere una sorta di analisi dall'inizio a un periodo, diciamo, più o meno moderno, ok? Per comprendere la crescita e analizzare al meglio queste cose, insomma. Ma il fumetto americano, scusatemi, è stato contaminato anche da altre cose. Da che cosa? Ad esempio dal Giappone, come tutti noi, come ad esempio la grandissima Peach Momoko con Demon Days, oppure, l'altro ce l'ho dall'altra parte in edizione compatta, fa niente, rimaniamo su Demon Days, no? Il modo, non solo lo stile pittorico che ricorda un po' quello che è il mondo della pittura ukiyo-e, ok, giapponese, mixato ai miti del Giappone, che poi diviene naturalmente una straordinaria storia meravigliosa. Ce n'era stata un'altra che magari qualcuno di voi si è perso, che è Amazing Fantasy di Cary Andrews, L'isola del mistero, eccolo qua. Qui invece si è utilizzato un disegno un attimino più classico sotto certi aspetti, ma l'aver portato i personaggi Marvel a vivere sotto certi aspetti un mondo fantasy, mettiamola così, ok. Il fumetto non è solo americano, il fumetto non è solo giapponese, il fumetto è graphic novel di tutti i paesi del mondo. E ad esempio, scusatemi, esco di scena, ma eccomi qua di nuovo, anche qui un autore che ci ha lasciato da non molto, che è Tuono Pettinato, che ha voluto scrivere la biografia dello straordinario Kurt Cobain con Nevermind, eccolo qua, e il suo stile molto molto particolare, interessantissimo da analizzare per comprendere che non esiste una sorta di limite all'immaginazione, ma soprattutto alla fantasia e all'arte. E non c'è solo fumetto in senso stretto, ma possiamo parlare di fumetto anche nel momento in cui parliamo di un romanzo, come quelli che sta facendo Kong, legati naturalmente al mondo di, voilà, Corto Maltese, ragazzi miei. In questo caso siamo Corto Maltese e i Reni di Boston. È una storia surreale dove Corto Maltese naufraga e parla con il relitto di una nave, ok? Andando ad affrontare tantissimi argomenti molto, molto interessanti, molto intimistici. Veramente, veramente bello. La DC la conosciamo bene, tantissimi volumi meravigliosi che durante ogni settimana Panini ci propone. Tra questi ce ne sarebbero tantissimi, ne scelgo uno tanto per qualcosa di alternativo, ok? Come ad esempio può essere un personaggio che magari tanti di voi non conoscono, che è Hawkman, in questo caso il volume dedicato al ciclo narrativo del grandissimo Geoff Johns, Ciò che giace in Kandak, ed è veramente qualcosa di straordinario. Come ad esempio di Superman, io dico sempre All Star Superman, ma ci sono altri volumi molto belli, molto interessanti, come ad esempio Superman Godfall, che è un mini ciclo che contiene appunto degli Action Comics, che è la rivista in Giappone, in America, scusatemi, dove esce naturalmente Superman, il nostro azzurrone, che in qualche modo con Michael Turner, Fathom, eccetera eccetera, insomma Joe Kelly, Talen Caldwell, Jason Gorder e Peter Steigerwald, ci ha raccontato naturalmente una storia molto molto particolare. Come dico sempre, non c'è naturalmente solo fumetto americano, fumetto giapponese, c'è anche, è uscito il numero 2, la straordinaria artista maestra Vanna Vinci in Viaggio Notturno. Il volume 2 è La Bambina, il volume 1 è La Casa, ve lo faccio vedere naturalmente subito. Se volete conoscere una straordinaria visionaria del fumetto italiano, beh, sicuramente questo è uno di quelli che vi consiglierei. Oltre il fumetto, e poi chiudiamo qua, vedete quanto materiale vi dovrei consigliare, vi vorrei consigliare, ma è difficile perché non voglio sempre tediarvi esageratamente. Eccolo qua, lo straordinario Paolo Barbieri illustra da un bel po' di tempo a questa parte per Sergio Bonelli dei volumi incredibili, come ad esempio in questo caso è L'Inferno di Dante, con delle bellissime, bellissime tavole,
dei quadri, dei dipinti veri e propri e naturalmente dei canti dell'inferno, in questo caso dello straordinario Dante Alighieri. Vi ho fatto un po' vedere, ma veramente è difficile, capite? C'è tutto l'universo del fumetto supereroistico americano e non solo, Conan il Barbaro, Star Wars, Star Trek, ok, che quello serializzato, spillato, eccetera, eccetera, che ancora riesce a mantenere una fetta di noi appassionati incollati alle loro pagine. Nonostante cicli narrativi non più all'altezza per alcuni di noi, ma che forse sono strutturati per un pubblico completamente differente. Abbiamo tantissimo altro fumetto giapponese, anche ancora più adulto, ancora più maturo, ancora più particolare, introspettivo, che va ad ispezionare altri antri, naturalmente, diciamo, dell'animo umano, ok? Ci sarebbe veramente un mondo intero da dire. Questo video che cosa serve? Serve per farvi capire che dovete andare voi con i vostri occhi, dovete essere fisicamente all'interno di una fumetteria per poter vedere, naturalmente toccare con mano, con le vostre mani, non sempre con le mie o con quelle di altri che fanno video, ok? Anche la qualità, tra virgolette, di alcune opere che in qualche modo vanno a impreziosire ancora di più la vostra immersione all'interno della storia stessa. E vedere con mano quanti straordinari volumi ci sono, quante opere sono lì a disposizione. Magari uscire un po' dal vostro, in qualche modo, diciamo, dal vostro mondo, ok, controllato, il vostro mondo sicuro, la vostra, diciamo, quella sensazione, no, che i titoli che voi leggete, quelli regolari, insomma, che leggete solitamente, o i generi che leggete solitamente, vi danno quella sensazione di pace, di tranquillità, e magari affrontare qualcosa di fondamentalmente differente. Uscire finalmente dalla classica comfort zone e provare qualcosa di innovativo, di nuovo, per voi naturalmente, magari per altri no. Insomma, questo è quanto. Spero che magari qualcosa che avete visto anche girando, ok, vi possa essere così, in qualche modo vi possa aver stuzzicato anche solo l'idea di venire a trovare noi o qualsiasi altro, in qualche modo, fumettaro, ok, nel vostro paese o magari nel paese vicino a voi, perché magari la vostra città non ce ne ha una, ahimè, ci mancherebbe altro. E provare ad approfondire letture completamente differenti, insomma. Per il resto, ragazzi miei, io vi aspetto sicuramente il giovedì con la Vale, in negozio, su tutti i social. Direi naturalmente di far partire la sigla finale. Vi mando prima di tutto un abbraccio virtuale. Ricordatevi che la lettura rende liberi. Sempre leggete cartaceo e vi renderà ancora più liberi di essere voi stessi, insomma, e di non essere legati a qualcosa di digitale. Credetemi, è qualcosa da fare, assolutamente. Quindi facciamo partire la sigla e vi saluto. Ciao!